Vivi Città, l'evento podistico che coinvolge anche città ben al di fuori dei confini nazionali, ha scelto anche Pescara. Domenica 2 aprile si correrà per la pace in ben 40 città italiane. La partenza è prevista alle ore 9. La 38esima edizione della corsa per i diritti organizzata dall'UISP. Quest'anno come primo messaggio la vicinanza degli sportivi alle popolazioni vittime della guerra in Ucraina. L'UISP rimarca anche l'urgenza della tematica ambientale, le periferie al centro, lo sviluppo sostenibile, la transizione ecologica secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Riprendiamo dopo il Covid, riprendiamo la grande per questa grossa manifestazione, che poi dopo tutto il contributo che rientrerà della solidarietà lo diamo al Libano come ogni anno per la promozione per lo sport del Libano. Altra tematica, le persone rinchiuse nelle carceri. Anche quest'anno Vivi Città trasmetterà questo messaggio con porte aperte, il progetto che fa entrare la corsa WISP negli istituti penitenziari di tutta Italia. Pescara si appresta ad ospitare un grande evento. Consideriamo che ci saranno più di 1200 podisti, una corsa di 10 km competitiva e poi ci sarà una passeggiata ludico-motoria dove verrà promosso la pratica sportiva come strumento di salute e benessere. Tra i partner internazionali la Fédération Sportive Gymnique du Travail. Partenza da Piazza Salotto via Fabrizi, poi si svolterà per andare sul lungomare da via Foscolo. Arrivati sul lungomare si andrà a direzione nord, quindi direzione Monte Silvano, per avere il giro di boa all'altezza dello stabilimento dei Carabinieri, tanto per capirci. Poi si rientra su Piazza Salotto passando da via Leopoldo Muzzi. La cosa da sottolineare è che alle 8:30 il percorso sarà interamente chiuso al traffico, ma come d'accordo con i vigili urbani alle 10 riapriremo completamente il percorso. Quindi quello che chiedo a tutti è di avere pazienza quest'ora e mezza per far sì che la manifestazione riesca bene. Noi non avremo problemi sul traffico, ma alle 10 libera tutti.